Desideri capire il revenue management e metterlo in pratica? Scopri in questo video, così come nei tre precedenti, cosa fare e come farlo. Ciao, sono Paola Imparato, esperta di Hospitality Management e Business Coach per manager e imprenditori, e ti do il benvenuto a Fondamenti di Revenue Management. Nel video di oggi, il quarto e ultimo di una miniserie di quattro video tutti dedicati al revenue management, parleremo di quale strategia di marketing applicare a seconda del ciclo di vita del tuo locale o del tuo albergo. Poi, se hai delle domande, non esitare a scrivermi nei commenti sotto il video. Ti risponderò con piacere sia per iscritto sia live su YouTube. Quindi per esserci anche tu, iscriviti al mio canale e attiva le notifiche. Il ciclo di vita di un prodotto ha quattro fasi principali che rappresentano la sua evoluzione. Partiamo dall'introduzione, proseguiamo con la crescita, poi segue la maturità e alla fine il declino. Cosa succede nella fase di introduzione? La fase di introduzione sul mercato è sempre un po' complessa e delicata, in quanto bisogna creare la domanda sul nuovo prodotto, che sia un hotel o un locale. La strategia che devi seguire per il lancio del tuo prodotto quindi dovrà essere in grado di incuriosire il consumatore e di comunicargli emozioni. Che cosa succede nella fase di crescita? Alla fase di introduzione, che normalmente ha ritmi lenti, segue una fase di sviluppo. Durante questa fase le vendite aumentano e i clienti sono sempre più ben predisposti verso il tuo prodotto. In questa fase l'obiettivo della strategia di marketing è quello di aumentare la quota di mercato, soddisfacendo le aspettative del consumatore che si sono create nella fase precedente e creando nuove sensazioni per incuriosire e attrarre più pubblico. Che cosa succede nella fase di maturità? In questa fase, in cui il tuo prodotto è ben conosciuto sul mercato, è necessario sottolinearne continuamente i benefici e anche gli elementi di differenziazione, in modo da tenere alta l'attenzione verso il tuo locale o il tuo hotel. In questa fase, l'obiettivo della strategia di marketing è duplice: da un lato massimizzare i profitti, dall'altro difendere la quota di mercato. Che cosa succede nella fase di declino? Un prodotto che vive la fase di maturità passerà inevitabilmente al declino, in cui non sarà più in grado di trasmettere emozioni e andrà verso una lenta scomparsa dal mercato. È proprio in questo momento che un'azienda ristorativa o alberghiera dovrà essere in grado di reagire ed elaborare una strategia per rilanciare il proprio prodotto, arricchendolo, trasformandolo e investendo di nuovi significati ed emozioni, per fargli proprio rivivere una nuova introduzione o crescita sul mercato. Bene, se gestisci un locale o un hotel, oppure intendi aprirne uno e in virtù della mia quasi ventennale esperienza volessi un mio consiglio sul revenue management, non esitare a contattarmi attraverso il link sottostante che troverai nella descrizione del video. Inoltre, sappi che dall'inizio del 2020 creerò una community di miei fedeli e fedelissimi, dove posterò video esclusivi sul food and beverage cost control, sul revenue management sia ristorativo che alberghiero, sul web marketing specifico per il settore Horeca e tanto altro. Se riuscirai a far parte della mia community, ricorda che nell'anno indirò un concorso per la partecipazione gratuita ad un webinar one to one con me, per confrontarti sulla gestione del tuo locale o del tuo albergo. Perciò cosa aspetti? Iscriviti al mio canale. Buona giornata.